Buongiorno, oggi vi faccio fare un tuffo nel passato. Infatti sono vicino a Gion, uno dei quartieri più tradizionali di Kyoto, famoso per le geishe che abitano qui. Infatti dicono che non è difficilissimo incontrarle. Io le ho incontrate un paio di volte quando sono venuto in Giappone nel passato, e dove si vive e si respira un'aria appunto storica e tradizionale del Giappone. Infatti molti ancora, vedete, si vestono con il kimono tradizionale. Ci facciamo un giro, vediamo un po'. Qui si mischia veramente tradizione e modernità, perché ci sono palazzi storici e magari dentro c'è uno Starbucks. Questo è il Giappone, mischia veramente tradizione e modernità, come lo Shinsekai. Mi sto dirigendo, penso, verso la parte centrale di Gion. Penso perché c'è questo Tori, e forse c'è anche la presenza di un tempio. Vediamo, rovinerò una foto. Sì, esatto, mi trovo esattamente al Kenninji Temple. Ok, questa è la mappa. E adesso ci facciamo un giro qui. Che mentre visitavo qui, forse una madre e una figlia, non so, mi hanno chiesto di fare una foto insieme. Magari sono l'attrazione del tempio, non lo so, con questi capelli particolari attraggo l'attenzione. Praticamente di tutto, dalle cose tradizionali alle cose turistiche, da mangiare ovviamente, supermarket, farmi mare, un po' di tutto, dolci, vediamo un po'. Praticamente un tempio con la scusa di mangiare. Praticamente ci sono tutti i banchetti dove si mangia, il nostro street food, diciamo, il nostro. Tanti spiedini, anche un po' di merchandising. La scusa di mangiare, per vendere qualcosa. Più commerciale e diciamo moderna di Kyoto. Come potete vedere, sull'altro lato è pieno di negozi, di abbigliamento, slot machine, ovviamente da mangiare. Ragazzi, in qualsiasi momento, in qualsiasi ora che voi decidiate di andare a un locale, sarà sempre pieno di gente che beve e mangia come disperati.
Allora, andando in giro per Tokyo e Kyoto potete imbattervi a questi distributori automatici bibite, ce ne sono uno ogni 20 metri e tra l'altro i prezzi sono anche più bassi dei negozi al mondo. È facilissimo, si mette l'importo, poi a seconda dell'importo che mettete si accende solo quello che avete a disposizione, in questo caso prendo l'acqua. Perfetto. E qui non ci sono, però altri distributori hanno ovviamente gelata, perché se non è gelata al giapponese non piace bere. E altri distributori dopo magari in un quadro hanno delle bevande che non si trovano in Italia, tipo Fanta, l'uva, light e limone, oppure la Fanta Lemore. E queste cose qua che solo loro hanno. Buonasera. Allora, mi sono fatto un giro vicino all'albergo, non dalla parte della stazione ma dalla parte opposta, pensando che non ci fosse nulla, invece mi si è aperto un mondo, tanti negozi, ho cenato pure a un posto dove fanno da mangiare veloce, ho mangiato chicken curry con riso buonissimo, speso poco, 560 yen, neanche 5 euro praticamente, veramente buono. E adesso mi dirigo verso... Ah, poi ho scoperto pure il centro commerciale, vabbè, un mondo, veramente non pensavo. Adesso mi ridirigo in albergo, dove preparo un po' le valigie per domani, e riprendo lo Shinkansen che mi riporta a Tokyo. E un'altra sfacchinata, però, si ritorna a casa. A domani, buonanotte. Dal vostro inviato da Kyoto. Questo.